Prima di Lady Day la chiamavano Lady e non perché fosse una signora. La ragione pare sia meno nobile ma ben più drammatica, proprio come quegli strani frutti cantati in uno dei suoi brani più celebri, in cui a pendere dai rami erano i negri massacrati e impiccati agli alberi del sud di un paese che per anni non ha voluto bene ai suoi abitanti di colore. Lei, che di colore ne aveva persino poco rispetto alla sua gente, si chiamava Eleonora Fagan, meglio conosciuta come Billie Holiday. E chi non la conosce ha potuto farsene un'idea chiara ed emozionante con lo spettacolo andato in scena a Pescara, Nella mia solitudine, una vita, una voce, un destino, testo di Roberto Melchiorre. È l'ennesima magia proposta dal Teatro Immediato, uno spazio fisico che sa sempre farsi luogo dell'anima. E di anima ce ne vuole per raccontare la vita della Holiday, voce unica e straordinaria, ma anche pioniera nella lotta per i diritti civili degli afroamericani. Una missione impossibile o quantomeno prematura nell'America degli anni 40 e 50. Billie morì in carcere, distrutta dagli uomini bianchi e dalle dipendenze. La sua voce invece resta e l'hanno evocata egregiamente la cantante Angela Boerio, il maestro Sergio Oliva al pianoforte e l'attore narrante Antonio Anzillotti De Nitto. La regia di Edoardo Oliva, le scene di Francesco Vitelli e il testo di Roberto Melchiorre hanno reso il mix perfetto. Le difficoltà principali sono proprio quelle dello spirito, del cogliere l'essenza di questa persona così complessa, così profonda. Questa è la cosa più difficile. Musicalmente in realtà sono brani strutturati e scritti da persone estremamente competenti musicalmente e vocalmente, perché non sono proprio pensati e costruiti da chissà che cos'è una voce. Quindi meno difficili di quello che si pensa dal punto di vista tecnico, ma più invece interessanti e difficili dal punto di vista proprio emotivo, per me è stato. Ecco. E quello che mi ha fatto appassionare la sua storia sono quegli sprazzi di forza che aveva in tutto questo dramma sociale, privato. Oh, my life is just a spin, Questa artista grandissima ha creato un genere nuovo, non dico che ha creato il jazz, ma qualcosa di simile, nel senso che ha trasformato l'idea musicale, armonica e melodica in qualcosa che è molto vicino alla musica classica, ma contemporaneamente molto vicino anche a quello che è il jazz e la musica leggera. È una capostipite sia da un punto di vista armonico che da un punto di vista anche vocale, perché l'uso della voce era completamente diverso. Dopo di lei c'è stata un'altra maniera, non ci sarebbe stata Ella Fitzgerald, non ci sarebbero stati tutti i grandi.